Innanzitutto dobbiamo dire che per ormai consolidata questa esperienza che stiamo cercando di portare avanti, il dialogo fattivo e collaborativo tra la città di Napoli e i comuni, gli enti locali periferici. Stiamo cercando veramente negli ultimi tempi di affasciare la città affinché anche in una dimensione di carattere europeo ci sia realmente un'area vasta generata da quella che è poi la legge quadro del Rio, promuovendo innanzitutto le grandi realtà come quelle del Carnevale di Saviano, che rivedono poi nella municipalità di Epomeo una realtà vivace e collaborativa. Naturalmente nel tempo che cosa speriamo di organizzare e di fare? Organizzare una macchina della cultura, di un brand, e questo, come dire, me ne vede principalmente autore e partecipe essendo delegato della città metropolitana di Napoli al brand, dove Napoli non è la figura diciamo che solitamente le serie TV e diciamo anche chi negli ultimi tempi fa attività di carattere politico vuole generare, ma Napoli è una città vivace, capace di generare cultura legata ai giovani, alle scuole. Oggi sono presenti le scuole di Napoli, ma sono presenti anche alcune scuole della provincia che ormai già da diverso tempo, in particolar modo l'ISIS di Saviano, essendo una realtà importante il carnevale, produce, come dire, abiti carnevaleschi, introducendo quella manifattura, quella elaborazione, diciamo che è di filiera, utile a chi nella cultura ne vede anche una capacità produttiva di profonda economia e profonda giustizia e legittimazione di quello che il territorio prova ad esprimere in un'area vasta, ma anche in tutta Italia e in tutta Europa. Molto straordinario, perché province e città stanno dialogando e un bel carnevale a Napoli, un grande carnevale storico della nostra provincia, resuscitano quelle tradizioni che hanno le loro radici fra il 600 e il 700 e che fanno del carnevale l'ultimo giorno felice prima che si avvii la quaresima e poi comincerà l'estate ridente. La bellezza, l'intelligenza di nuovo ci faranno compagnia.